Benvenuti al Non ci fermate tour. Grazie Riccardo! È un incontro fra cittadini in Parlamento e cittadini nelle strade, per raccontare che cosa? Raccontare del perché questi ragazzi sono stati sospesi dalla Boldrini per 10, 15, 25 giorni per aver manifestato in aula contro il decreto IMU Banca Italia. Ognuno di loro vi racconterà quello che è accaduto e quello che facciamo in quel palazzo. In quel palazzo che, con la scusa che i costi della politica sono alti e bisogna ridurli, che sicuramente è una cosa vera, si vuole provare a cancellare in questo caso il Senato, ma c'è da chiedersi se tutto è un costo, perché non cancellare anche la Camera a questo punto? Che ragionamento è? E probabilmente bisognerebbe iniziare a fare una riflessione meno da ignoranti e più funzionale e più democratica, ma di questo ne parleremo nella prossima ora che ci vedrà ascoltare questi ragazzi che hanno dato qualcosa e che continuano a darlo, perché potevano restare a casa, potevano anche riposare per questi giorni e invece hanno deciso di fare un tour in tutta Italia per più di 80 città per venire a raccontare a tutti i cittadini italiani cosa è accaduto. Lascio la parola a qualcuno di loro. Chi è il primo? Angelica. Matteo Mantero. Ciao a tutti. Ciao a tutti, allora io sono Matteo Mantero, Commissione Affari Sociali alla Camera, e anch'io sono stato sospeso per 25 giorni come tutti gli altri. Svariate volte, ma lo diciamo tutte le volte, siamo in tutto, siamo stati 26 deputati sospesi per un totale di 380 giorni di sospensione, che è un